felice di incontrarvi al Mangiaparole questa sera, perché ci sarà un evento dedicato alla nostra amica Maria Luisa Munoz. Maria Luisa è una scrittrice che comunque conosciamo, la maggior parte di voi la conosce, perché insieme abbiamo frequentato il laboratorio del maestro Plinio Perilli e quindi abbiamo frequentato per circa 6-7 anni, io, Tiziana Marini, pure di più. Anzi, devo dire sinceramente, e lo ringrazio personalmente, ringrazio Paolo Baldini, che è il marito della Munoz, perché lui tutte le volte accompagnava Marisa al laboratorio e stava fuori per la bellezza di 2-3 ore e anche 4 ore. E la tornava a prendere o addirittura uomini spettava distinti, fuori. Uomini che non esistono tutto più. Tutto con la carrozzella. Appunto, vabbè. Allora, questo libro in realtà è una doppia memoria, perché Maria Luisa, prima della scomparsa, l'aveva dedicato a suo padre. Io volevo parlare più che altro dei racconti. Allora, come giustamente ha detto prima lei, i racconti normalmente si presumono che si possono essere, soprattutto se figurati, racconti per bambini. E invece in realtà c'è in ognuno di questi una grandissima morale. C'è una morale, c'è una rappresentazione della vita di tutti i giorni, e del cosa bisogna fare e cosa non si dovrebbe fare, quelli che sono le rivalità, le gelosie, ma anche invece le cose positive, quindi il bene e il male, proprio la vita non vita, biossa a biossa, come dicevano i greci. E ogni racconto ha una cosa carinissima, lei l'ha già anticipato, in fondo ci sono delle massime, degli aforismi, dei pensieri, che sono ovviamente collegati al racconto, però hanno una valenza massima, quindi possono essere tolti dal racconto, letti da soli e rappresentano la vita di tutti i giorni, quindi quello che si deve fare, quello che non si deve fare, proprio nei rapporti umani e anche nell'atteggiamento proprio, perché certe volte abbiamo degli atteggiamenti nei confronti degli altri dei quali non ci rendiamo conto, possiamo far del male senza nemmeno saperlo. Ecco, e quindi questi, poi ne leggerò uno e ne leggerò anche questa. Poi le immagini, ecco, le immagini sono veramente molto belle perché non soltanto sono cromatiche, ma appunto giusto perché non c'è mai un colore eccessivo, ma rispecchiano il racconto. Quindi se si vedono prima di leggere il racconto, uno si immagina quello che si troverà dopo. Se uno legge il racconto e poi vede le immagini, dice ah, era proprio quello che avevo. Cioè, proprio te lo reimmagini, te lo vedi sulla carta come lo hai immaginato tu, è una sensazione bellissima.